Papà, come mai ti sei sdraiato per terra? Per vedere le stelle è la posizione migliore. Guardate quelle stelle là sopra e immaginate di unire i punti. Quella si chiama Orsa Maggiore. Sì, e le stelle che stanno alla fine puntano verso la stella polare. Wow! Luccica, luccica, dove sei, stella polar? Noi ti verremo a trovare. No, Peppa, le stelle sono davvero troppo lontane. Sono perfino più lontane del mare? Oh, sì, ma sembrano molto più vicine se si usa un telescopio. E ce l'abbiamo questo telescopio? Telescopio, Peppa, tuo nonno deve averne uno in soffitta. Allora perché non andiamo a vedere le stelle a casa sua? Ma adesso è troppo tardi. Anche se è tardi, forse possiamo provare ad andarci, Papa Pig. Evviva! È la prima volta che Peppa e George vanno in macchina di notte. Guardate, stiamo seguendo la stella polare. Luccica, luccica, se continuerai a brillare, noi sapremo dove andare. Peppa e la sua famiglia sono arrivati a casa dei nonni. Papa Pig, spero proprio che il nonno e la nonna non siano ancora andati a letto. Che cosa ci siete venuti a fare qui a quest'ora? Vogliamo guardare le stelle! Peppa e George speravano di poter usare il tuo telescopio. Ah, ho capito. Molto bene. Dobbiamo andare in soffitta. Seguitemi. Eccola davanti a voi, la vecchia Bess. Wow! Guardare le stelle è l'hobby di nonno Pig. Avanti! Chi di voi vuole dare un'occhiata? Forza! Io! La stella può... Prima io! Ah! Oh! Fa così freddo che la pozzanghera si è ghiacciata. È molto scivolosa. Non è affatto divertente. Ecco mamma e papà Pig. Oh, guarda, una bella pozzanghera. Papà Pig adora saltare nelle pozzanghere. Attento, papà! Stavo per cadere. Per fortuna ho un grande senso dell'equilibrio. Papà, le pozzanghere sono ghiacciate oggi. Non possiamo saltarci dentro. Non essere triste. Andiamo a dar da mangiare alle anatre. Evviva! Peppa e George adorano dar da mangiare alle anatre. Ciao, anatre! Vi abbiamo portato un po' di pane. Alle anatre piace il pane. Oh! Fa così freddo che il laghetto si è ghiacciato. Il ghiaccio è molto scivoloso. Scusateci se abbiamo riso di voi, ma è stata una scenetta buffa. Sta iniziando a nevicare. Guardate! Peppa e George adorano la neve. George, afferriamo i fiocchi di neve. Peppa e George vogliono afferrare i fiocchi di neve. George ne ha preso uno. Anche Peppa ne ha preso uno. Ecco Susie Pecora sul suo slittino. Ciao, Peppa. Wow, Susie, sembra uno spasso. Stiamo giocando a scendere dalla grossa collina. Ci sono anche tutti gli altri. Perché non saliamo sulla collina e guardiamo la gente che va in slit? Peppa e George adorano l'impasto della torta al cioccolato. Di sicuro a papà piacerebbe essere qui. Mamma, posso chiamare papà al lavoro così gli faccio gli auguri? È davvero una splendida idea. Questo è l'ufficio dove lavora papà Pig. Sì, pronto? Qui è il signor Coniglio. Posso parlare con il mio papà, per favore? C'è una telefonata per lei, sembra importante. Pronto? Qui è papà Pig che parla. Tantissimi auguri, papà! Buon compleanno!
Ti ringrazio, Peppa. Torna presto oggi, capito? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Auguri di buon compleanno, Papà Pig. Grazie molte. Per il compleanno di papà dobbiamo fare ancora una cosa. Sì, dobbiamo preparare la sorpresa. Shh, George, ricordatelo, è un segreto. Peppa e George hanno dei secchi d'acqua. Mamma Pig ha dei palloncini. Che cosa sarà la sorpresa per Papà Pig? Papà è tornato! Presto, a casa, veloci! Papà Pig è rientrato dal lavoro. Tanti auguri, buon compleanno! Grazie di cuore, ragazzi! Wow, quante candeline avete messo! È perché tu sei davvero molto, molto vecchio, papà! Devi spegnere tutte le candeline in una volta sola. Oh, oh! Allora farò del mio meglio. Urrà! Ed ecco il tuo regalo di compleanno. Grazie, tesoro. Dei nuovi stivali. Fantastico. Dai, bambini, cantiamo tutti insieme una canzone. Sì! La canzone del Bing Bong, per favore. Oh, non so, ecco. Per piacere, Madame Gazzella, la canzone del Bing Bong. E va bene. Suoniamo un accordo canticchiando la canzone con un bing e un bang e un bing. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bingli, bangli, boo. Bene, bambini, adesso tutti a dormire. Buonanotte, bambini. Buonanotte, Madame Gazzella. Peppa e Susie sono nel loro sacco a pelo. Io ho portato una torcia. Anche io. Basta così, bambini. Andate subito a dormire. Che cos'era quello strano rumore? E io cosa ne so? L'ho sentito di nuovo! Susie! Ma dove stai andando? Madame Gazzella! Sono un po' spaventata! Oh, vuoi restare qui con me? Sì, grazie! Madame Gazzella! Lo sa? Anche a me è venuta un po' di paura! Posso entrare, per favore? Ma certo! Anche io potrei avere paura più tardi. Sì, penso che anche io potrei avere paura. Anch'io, anch'io. Allora entrate tutti quanti. Cantiamo ancora la canzone del Bing Bang. D'accordo. Suoniamo un accordo canticchiando la canzone. Mamma Pig ha trovato la torcia. Posso tenerla io? D'accordo. Grazie, mammina. George, guarda un po' qui. Peppa fa un'espressione buffa. Ma no, George, sta tranquilla, è solamente Peppa. Oh, dobbiamo avvertire vostro padre, è ancora laggiù al buio. Papà Pig è in cantina e sta cercando la torcia. Ma dove si sarà cacciata? Papà, la torcia era quassù. Per fortuna è sempre stata in cucina, non là sotto al buio. Hai ragione, una vera fortuna. Perfetto, e adesso aspettiamo. L'elettricità dovrà pur tornare prima o poi. Ma quanto tempo ci vorrà, esattamente? Secondo me, esattamente un sacco di tempo. Oh, ma George e io avevamo ancora voglia di ballare. Lo so io come divertirci. Che ne dite di guardare la TV? Oh, non vuole funzionare. L'elettricità serve anche per la televisione. Davvero? Certo. Oh, che cosa possiamo fare allora?
Tanti anni fa, quando la televisione non esisteva, i bambini dovevano fare da soli i loro giochi. Ci sono! Mi serve una scatola di cartone. Cosa vorrà fare, Peppa? Mamma, ti dispiace fare un buco in questa scatola, per favore? A che cosa ti serve? Lo vedrai! Mamma Pig fa un buco nella scatola di cartone. Ecco fatto, Peppa. Grazie molte! Ora dovete rimanere seduti là sopra. Senti, George, tu dovrai puntare questa su di me, hai capito? Quest'oggi, a presentare il telegiornale, sarò io, Peppa Pig. Soltanto alberi e alberi e ancora noiosissimi alberi. Forse, tesoro, non stai guardando bene a fondo. D'accordo, guarderò molto più a fondo, ma so che continuerò a non vedere niente. Oh, che cosa sono? Peppa ha scoperto delle impronte. Di chi sono queste impronte? Dinosauro! Oh no, George! Queste non sono impronte di dinosauro! Su, seguiamo la traccia e scopriamo chi l'ha lasciata. Sì! Shh! Dobbiamo fare piano però, così l'animale non scapperà via. Sì, mammina! George! Shh! Peppa e George seguono le tracce. Guardate! Le impronte sono state lasciate da un uccellino. È volato sull'albero. Dove? Tieni, Peppa, guarda dentro al binocolo. Il binocolo ingrandisce le cose. Vedo uno, due, tre uccellini. Ah, chissà cosa mangiano. Mangiano vermi. Ma è disgustoso. George ha scoperto delle altre impronte. Piccolissime. Sono state lasciate da quelle formiche. Stanno raccogliendo delle foglie da mangiare. Si faranno una bella insalata per pranzo. Sì. A proposito di pranzo, è ora del picnic. Oh, il picnic! Papà Pig, hai dimenticato di prendere il cesto, non è vero? Sì, ma non è un problema. Basta tornare indietro, mangeremo in auto. E da che parte è la macchina? La mappa ce lo indicherà. Seguitemi. Oh, chi ha messo qui l'albero? Non è nella mappa. Oh, Peppa Pig, ci siamo persi, non è così? Sì. Come faremo a ritrovare la strada di casa? George ha scoperto ancora altre impronte. Questa è la soffitta. Wow, è piena di cose. Sì, soprattutto cose inutili. Ma Peppa e George ci hanno offerto il loro aiuto per fare un po' d'ordine. Ottimo. Perché non cominciamo buttando questo scatolone? Oh, per favore, questo no! A che serve una cosa del genere? A niente, ma è la mia nave in bottiglia. E questa qua? È un'altra preziosa nave in bottiglia, no? E queste allora? Sono gli altri miei splendidi modellini. Mi servono tutti! Beh, dovremo pur buttare qualcosa. Sì, hai ragione. Cominciamo con questa scatola. No, sono i miei cappellini. Oh, cielo, non riusciamo mai a decidere che cosa buttare. Ho un'idea. Facciamo decidere a George e a Peppa. Ok. Allora, che ne dite? Di questa valigetta? Oh! No, quella no! No! Non è certo una valigetta qualunque, guardate. Si tratta di un vecchio giradischi. E questo qui era il nostro disco preferito. Possiamo sentirlo? Certo. Oh, non lo ascoltiamo da anni. Oh, 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 oh. Però quanti ricordi. Coraggio, Peppa e George, ballate con noi. Mamma Pig va a prendere i bambini. Buongiorno! Non c'è nessuno! Mamma Pig non sa dove siano. Che cos'è questo rumore? Mamma! Oh, eravate quassù? Stavamo ballando la canzone preferita di nonna e nonno Pig. Sì, ascoltavano questo disco tutti i giorni.
sbagliato. Non è vero. Prima hai guardato le carte. Non è affatto vero. Non voglio giocare con una come te mai più. Sono io che non voglio giocare mai più con te. Oh no, Peppa e Susie hanno litigato. La signora Pecora è venuta a prendere Susie. Peppa, saluta la tua amica, forza. Non voglio parlare con lei. E io non voglio parlare con lei. Oh, farete pace in fretta. Siete sempre state buone amiche. Non ci penso neanche. Lei non è più la mia migliore amica. Il papà ha preparato la cena. Peppa! George! Venite a mangiare! La pasta è pronta! C'è forse qualche problema? Peppa e Susie oggi hanno litigato. Oh! A dirla tutta, sento la sua mancanza. Perché non la chiami al telefono? Buongiorno, signora Pig. Peppa può parlare con Susie, per favore? Ciao, Susie. Ciao, Peppa. Possiamo essere ancora amiche se mi chiedi scusa. Mi dispiace di averti detto che hai barato. Anche se in effetti era la verità. Bene. E a me dispiace di essere stata la tua migliore amica. Oh! Non ho bisogno di lei. Posso benissimo trovarne un'altra. Non c'è problema. È una bellissima giornata. Tutti i bambini sono al parco giochi. Danny Cane si sta divertendo con il suo migliore amico, Pedro Pony. George sta giocando con il suo migliore amico, Richard Coniglio. Volete salire ancora? Sì, per piacere! Più in alto, più in alto! La mongolfiera vola sempre più su. Oh! Dove è andato a finire il cielo? Non preoccuparti, Peppa. Stiamo solo attraversando una nuvola. Oh! Wow! Il cielo è tornato! Evviva! Verso il blu, verso il blu. Noi voliamo sempre più su. Se con noi viaggerai, certo ti divertirai. Guarda, Teddy, siamo davvero molto in alto. Peppa, sta attento a non farlo Teddy! Sta precipitando! Oh. Non ti preoccupare, andiamo subito a prenderlo. Tenetevi forte, ragazzi! Comincia la discesa! La signora Coniglio fa scendere la mongolfiera per andare a cercare Teddy. Non riesco a vederlo da nessuna parte. Eccolo lì! È rimasto impigliato in un albero. Magari potrei usare quest'ancora per recuperarlo. Più piano, piano, preso! Papa Pig ha ancorato Teddy. Teddy! Evviva! Oh no, nessuno guarda dove stanno andando. Guardate lì, sbatteremo contro l'albero. Tenetevi forte! Oh! Prima Teddy è rimasto impigliato e ora ci siamo impigliati noi. Papa Pig, ma dove siamo finiti? Ti sei perso, non è vero? Sì. Oh! Guardate tutti là! Quella è la casa di nonno e nonna! Sì, dobbiamo essere finiti nel loro cortile. Come pensavo? Qualcuno ci sente? Nonna Pig! Nonno Pig, siamo qua! Oh, santo cielo! Signora Coniglio, che cosa è successo? Ci aiuti, per piacere! Nonno! Secondo me nel futuro abiterò sulla luna. E tutti i miei amici verranno a trovarmi spesso. E io girerò l'universo con un razzo. Ciao ciao. Ora registreremo un messaggio che consegneremo ai posteri. Dite ciao alla gente del futuro. Ciao gente del futuro. Probabilmente vivete tutti sulla Luna adesso. E andate in vacanza su Marte. E al posto delle macchine guidate i razzi spaziali. Un video stupendo.
È quasi l'ora di tornare a casa. I genitori sono arrivati. Mamma, papà, abbiamo fatto una capsula del tempo. Oh, papà Pig, non è che ci daresti una mano a scavare un bel fosso? Certo, con piacere. Papà Pig sta scavando un fosso per la capsula del tempo. Ecco fatto. Possiamo tirarla fuori adesso? Oh no, deve rimanere sottoterra per tanti, tantissimi anni. Oh, ma non voglio aspettare così tanto. Pep, sei tale e quale a tuo padre quando era piccolo. Davvero? Certo, me lo ricordo bene perché ero la sua maestra. Era la maestra del mio papà? Sì, i vostri genitori erano tutti miei allievi, non è vero? Sì, Madame Gazzella! E quando avevano la vostra stessa età, fecero una capsula del tempo anche loro. Me lo ricordo, e la sotterrammo sotto un alberello. La tiriamo fuori? Va bene, se non mi sbaglio dovrebbe trovarsi da queste parti. L'albero però era molto più piccolo. Eh già, sono passati un sacco di anni ormai. È cresciuto un pochettino rispetto a... George si sta impegnando molto, ma ormai gli manca il fiato. George, non hai soffiato abbastanza forte. Se non ci riesci, puoi provare in un altro modo. Immergi il bastoncino nel sapone. Sollevalo e muovi il braccio. Tante bolle! È più divertente se ti metti a correre. Aspettami! George si diverte a fare le bolle, mentre Peppa le fa scoppiare. Adoro le bolle! Oh no, è già finito il sapone! Papà! Mamma! Il sapone per le bolle è finito! Non preoccuparti, Peppa, mi è venuta un'idea. Mamma Pig, va a prendere un secchio, per favore. Va bene, Papà Pig. Peppa, del detersivo. Vado, Papà Pig. George, tu invece portami una racchetta. Un secchio, del detersivo e una racchetta. Cosa vorrà fare Papà Pig? E adesso mi serve dell'acqua. Versa il detersivo. Bene, George, dammi una racchetta, per favore. Ti ringrazio. E ora state a vedere. Oh, wow! Papà Pig ha trovato un nuovo modo per fare le bolle. Guardate un po' qua! Sta attento, papà! Potresti scivolare! Non preoccuparti! Ora apri bene la bocca! Ah. Ancora di più! Ah. Bene, diamo una bella occhiata! Per guardare i denti di Peppa, il dottore elefante usa un piccolo specchio. Voglio sperare che tu non abbia mangiato troppi dolci, Peppa. È difficile parlare con la bocca bene aperta. Fatto! Bravissima! Hai dei denti bianchi e sani. Ha preso tutto da me. Adesso posso bere quella speciale acqua rosa? Sì, ma non la ingoiare. Sputala! George, ora tocca a te! No! George non vuole essere visitato. Se vuoi, puoi tenere stretto il dinosauro, mentre il dentista ti esamina i denti. Dinosauro! Felice di fare la tua conoscenza, dinosauro! Quello non è un vero dinosauro, è fatto di plastica verde. Tieniti forte! Sei molto coraggioso, George. E ora mi fai vedere i tuoi denti? George non vuole mostrare i denti al dottore elefante. George, apri la bocca, come faccio io. Ah, così va meglio.
Ho finito! I tuoi dentini sono forti e sani, George! Sono belli come i miei, dottor Elefante! Ah! Sì! George è molto fiero di avere dei denti puliti! George, non dimenticare l'acqua rosa! Perbacco, guardate qui! Qualcosa non va, dottore? La bocca di George è pulita, ma non si può dire lo stesso di questo giovanotto! Soffierò, soffierò e vedrai come si muoverà! Evviva! Andava velocissima! Peppa adora la sua barca a vela! Sta arrivando un'amica, Susie Pecora! Ciao, che fate? Ciao, Susie! Stiamo giocando con le nostre barchette! Io ho portato il motoscafo! Per caso funziona a molla? No, ci sono le batterie, vedi? Il motoscafo di Susie si muove grazie alle pile! Oh! È davvero una bella barca! Scusi, signora Anatra! Arriva Danny Cane insieme a suo nonno. Buongiorno a tutti! Buongiorno, Danny! Mio nonno ha costruito questo battello e me l'ha regalato! Oh! Accipicchia! È davvero splendido! Ma come funziona? Come quelli veri, col vapore. Basta spingere questa levetta. Wow! Che fantastico battello! Arrivano Rebecca Coniglio e la sua mamma. Ciao, cosa fate? Ciao, Rebecca! Stiamo giocando con le barchette! Vorrei tanto averne una anch'io! Rebecca non ha una barca. Mi è venuta in mente un'idea. Per fortuna ho portato con me il giornale di oggi. Mi basterà prenderne solo una pagina. Ma quale potrei utilizzare? Cronaca? Sport? Oh, la moda! No, non la pagina della moda! Va bene, userò quella della finanza. Quando ero ancora un maialino, mi insegnarono a piegare i fogli di carta in questa maniera. Che cosa hai in mente, Papà Pig? Ed ecco a voi una bella barchetta di carta! Papà Pig ha fatto una barca per Rebecca. Grazie, signor Pig! Non ti preoccupare, so esattamente dove ci troviamo. Da questa parte. Oh, chi ha messo qua l'albero? Papà Pig è andato a sbattere contro l'albero. Tutto a posto, Papà Pig? Sì, cara, sto bene. Da questa parte. Papà Pig, tu sai dove stiamo andando? Certo, naturalmente. Mi sa che non riusciremo mai più a trovare la nostra casa. Sono sicuro che ce la faremo. Siamo nel nostro giardino. Oh, ci sono le anatre. Salve, signora anatra. Ha forse smarrito il suo stagno? Anche noi ci siamo persi. Noi non ci siamo persi. So esattamente dove ci troviamo. A presto, anatre. Vi auguro di trovare lo stagno. Oh! Oh! Papà Pig ha trovato lo stagno delle anatre. Che fortuna! Sì, un vero colpo di fortuna. Papino, la signora anatra ti ringrazia. Non c'è di che, signora anatra. E ora troviamo la nostra casa. Sono sicuro che sia per di qua. Ehi là! L'avete sentito anche voi? Sì, mi sembra che qualcuno abbia detto... Ehi là! Sono la signora Coniglio, Rebecca e Richard. Ciao, Peppa! Ci siamo persi! Ciao, Rebecca! Anche noi ci siamo persi! Oggi volevamo andare al parco giochi! Anche noi due! Ma c'è la nebbia e non si vede niente! Forza, bambini! Entriamo in casa e aspettiamo che la nebbia passi! Peppa Pig, sai dove stiamo andando? Certo, naturalmente! Da questa parte... Sì, Peppa Pig! Aha! Sembra vecchio e arrugginito. Non è vero. Taglierà l'erba in un batter d'occhio.
Beh, dopotutto un po' arrugginito lo è. Forse dovremmo chiamare Nonno Pig e chiedergli in prestito il suo toserba. Ma non c'è bisogno di disturbarlo. Devo soltanto spingere con più forza. Il toserba di Papà Pig non funziona. Ho un'idea. Chiamiamo Nonno Pig. Pronto? Nonno Pig al telefono. Ciao, Nonno Pig. Potresti darci una mano a tagliare l'erba alta? Certamente! Vengo subito da voi! Ciao! Mi sa che questo è un lavoro per Betsy. Nonno Pig sta andando da Peppa con il suo trattore. È Nonno Pig! Nonno Pig! Buongiorno a tutti! Mi è giunta voce che avete bisogno di una tosatura. L'erba è cresciuta troppo per il mio tosaerba. Nessun problema. La mia Betsy la taglierà in un batter d'occhio. Il tuo trattore si chiama Betsy? Sì, questo è il suo nome. Ciao, Betsy. Nonnino, possiamo salire su Betsy? Certo che potete. Tutti a bordo. Agli ordini, Capitano Nonno. Vedrete, toseremo l'erba in un batter d'occhio. Tenetevi forte, si parte! Viva! Betsy taglia l'erba molto in fretta. È uno spasso! Ecco, finito! Allora partiamo! Sto vincendo! Questa non è una gara, Peppa, è soltanto una tranquilla passeggiata in bici. Sì, papino, ma sto comunque vincendo io! Ah, e ora chi sta vincendo? Salire sulle colline non mi è mai piaciuto. Hai visto? Abbiamo vinto la gara. No, invece non avete vinto, perché in quel momento io non stavo gareggiando. Ma adesso sì! Provate a prendermi! Non sei altro che un'imbrogliona! Ciao, Anatre! Stiamo facendo un giro in bicicletta! Ciao, Anatre! Avevo dimenticato quanto mi piace andare in bicicletta. Mi ero scordato anche che salire le colline non mi è mai piaciuto. Il percorso è molto ripido. Le colline dovrebbero essere più basse. Sì, ma guarda che panorama stupendo. Povero me. È davvero molto faticoso. Mamma Pig, tu non stai pedalando! Scusami, Papà Pig, mi stavo godendo la bella vista. Peppa e gli altri sono arrivati in cima alla collina. Ci sono gli amici di Peppa. Ciao, Peppa! Ciao! Stavamo per fare una gara di velocità. Peppa, perché non partecipi anche tu? D'accordo, ma soltanto se la gara la facciamo in discesa. Va bene. Peppa e i suoi amici si sono messi in posizione. Siete tutti pronti? Pronti! Potrete partire dopo che vi avrò dato il segnale in questo modo. Pedro è partito in anticipo. No, Pedro! La gara non è ancora incominciata. Mi scusi, signor Pig. I bambini stanno facendo un castello. Hanno bisogno di tantissima sabbia. Usano i secchielli per dare la forma alle torri. Che splendido castello! Evviva! Torniamo indietro. Oh, dove è finita la barca? Guarda, nonna! Oh no! Nonno Pig si è addormentato e la barca si sta allontanando. Dobbiamo svegliarlo ad ogni costo. Gridate più forte che potete. Nonno Pig, svegliati! Svegliati! Oh no, Nonno Pig è ancora addormentato. È troppo lontano, non ci potrà mai sentire. Siamo bloccati su quest'isolotto. Allora siamo naufraghi.
Resteremo qui per centinaia di anni! Dovremo mangiare bacche e frutti di piante selvatiche. E poi dovremo mangiare insetti e animali viscidi. I genitori sono venuti a prendere i bambini. Ma dove sono? Ciao! Ciao a tutti quanti! La gita è andata bene? Sì, a dire la verità, credo di essermi dimenticato una cosa. Torno fra un attimo. Guardate! Nonno Pig sta tornando! Siamo salvi! Evviva! Bentornati a bordo, miei uomini! Ma insomma, Nonno Pig, credevo che ci avessi abbandonati! Mi dispiace per quello che è successo. Vi prometto che la prossima volta non mi addormenterò. Addio, Isola dei Pirati! Speriamo di rivederci! Mi piace molto quest'isola. Possiamo tornarci ancora? Ma è ovvio che ci torniamo, Peppa! Evviva! Trovato! Le pantofole puzzolenti di papà! No, troppo puzzolenti! Trovato! La vecchia poltrona di papà! Ma è una poltrona antica! Cos'è antico, papà? Antico vuol dire che è vecchio e di valore. Ma l'hai comprata da un rigattiere, Papa Pig. Non ha nessun valore. Varrà molto denaro quando la rimetterò a posto. Te lo sento dire da così tanti anni, Papa Pig. Lo so. Darò via queste adorabili calze che Nonna Pig mi ha fatto. Ottimo. Sono venuta a prendere le vostre cose per la grande svendita. Ecco qua. Grazie. Senta, le interessa questa poltrona? Oh, quale generosità! Arrivederci! Arrivederci! Mamma, hai dato via la vecchia poltrona di papà! Shh, non dirglielo, sennò se ne accorgerà. È arrivato il giorno della grande svendita. Ciao! Salve, signora Coniglio! Peppa! Che ne dici di questa poltrona? Lo so, è vecchia, ma la puoi fare a pezzi e accendere il fuoco nel camino. È una poltrona antica. Davvero? Il mio papà dice che vale tantissimi soldi. Non l'avrei mai detto. Vorrà dire che aumenterà il prezzo. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao, Peppa. Tu che cosa hai donato, Susie? La mia maglietta da infermiera. Io un palloncino con il pappagallo. E io questa scimmia di pezza. Oh, mi mancherà la mia scatola sorpresa. Posso comprare la scatola sorpresa, per favore? Io invece vorrei la maglietta da infermiera. Il palloncino con il pappagallo è mio. Mamma, mamma, guarda cosa abbiamo comprato. Ma sono i vostri vecchi giocattoli. Ci mancavano tanto. Oh! Richard gioca con l'annaffiatoio. Ehi, smettila, Richard! Accipicchia, Richard ha fatto cadere l'annaffiatoio in acqua. Mamma! Mi dispiace, Richard, ma io non ci arrivo. È caduto troppo in basso per me. Mamma! Io non so nuotare sott'acqua. Neanche io ho mai imparato a nuotare sott'acqua. Tienimi gli occhiali un attimo, Mamma Pig. Evviva! Ecco l'annaffiatoio! Ottimo lavoro, Peppa Pig. Modestamente, sono piuttosto bravo a nuotare sott'acqua. Giocare con l'annaffiatoio è da bambini. Noi vogliamo salire sul trampolino e tuffarci. Mi dispiace, Peppa, ma sul trampolino possono salire solo i grandi. Oh! Bambine, su col morale, vi faccio vedere io un bel tuffo. Ma non puoi farlo, la tua pancia è troppo grande. Sciocchezze! Ho vinto diverse gare di tuffi quando ero giovane. Sì, ma è passato molto tempo da allora, Peppa Pig. Per fortuna, durante gli ultimi anni mi sono tenuto in forma.
Reggimi gli occhiali, per piacere. Avrete una visuale migliore se vi mettete di lato. Mi raccomando, papà, sta attento a non schizzarci! Tranquilla, non farò volare una sola goccia, vedrai! Credo che salterò da quello più alto. Fa attenzione, papà Pig! Sì, non schizzare, capito? No, non lo farò, Peppa! Ricordati di non schizzare, papà! Neanche una goccia, te l'avevo detto. Oh, allora in realtà George non è proprio malato. Achiu! Ma è disgustoso! Oh, povero amore. Ci pensa la mamma a te. George, devi stare al calduccio per un po'. No! George non vuole rimanere a letto. George, devi restare sotto le coperte, capito? Perché? Perché non devi prendere freddo. Perché? Perché te l'ha ordinato il dottor Orso Bruno. Buongiorno. Allora, dov'è il mio paziente? Oh. Apri la bocca e di... George è un po' preoccupato. Peppa, visto che tu ormai sei grande, puoi far vedere a George come si dice... Certo che posso. George ha preso il raffreddore. Ha bisogno delle medicine? No, ma la sera potete dargli un bel bicchiere di latte caldo per aiutarlo a dormire. Grazie, dottor Orso Bruno. Si figuri. Arrivederci. George è rimasto a letto tutto il giorno. Ora anche Peppa va a dormire. George, ti senti meglio? No, non si sente meglio. George, potresti non starnutire così forte? Come farò a dormire? George, devi bere un pochino di latte caldo. Ti farà riposare. Grazie al latte caldo, George si addormenta in un attimo. Buonanotte, tesorini miei. È tutto così tranquillo. Non so se è il modo giusto, ma credo che farei una torre. Wow! Emily è brava a giocare con le costruzioni. È l'ora della pausa. Evviva! Emily, non ti piacerebbe andare a giocare fuori insieme agli altri? Sì, molto! Vi va di accompagnare Emily in cortile? Certo, Madame Gazzella! Durante la pausa, Peppa e i suoi amici giocano nel cortile della scuola. Che baccano! Perché non giochiamo a chi fa il verso più forte? Va bene, ci provo io per prima. Squeak, squeak! Questo verso era forte. Ora tocca a Zoe Zebra. Adesso a Susie Pecora. Ora a Danny Cane. Il suo era molto forte. È il mio turno! Ora ci sono io. E adesso io. Il verso di Peppa è quello più forte. Emily, sei tu la prossima. Devo giocare anch'io? Sì, per favore! Va bene, ci proverò. Accipicchia, che verso forte! Wow! Fallo di nuovo! Emily non è più timida. Senti, Emily, ti piacerebbe giocare al mio gioco preferito? E qual è il tuo gioco preferito? Saltare nelle pozzanghere di fango! Anche a me piace tantissimo! Peppa adora saltare nelle pozzanghere di fango! Emily adora saltare nelle pozzanghere di fango! Sembra un gran bel gioco! Vengo anch'io! Madame Gazzella adora saltare nelle pozzanghere di fango! Mi scusi, posso timbrare anche io? Certo che puoi! Aspetta, adesso ti trovo della carta! Ce n'è ancora!
Forse è meglio se utilizzi dei fogli bianchi. Ecco a te. Peppa adora giocare con i timbri. Signor Coniglio, mi piace molto il suo lavoro. Bambini, proseguiamo. La prossima è la signora Gatto. Miau. Buongiorno, Peppa e George. Buongiorno. Il mio lavoro consiste nel disegnare delle forme su questo computer. Oh! E poi mando in stampa le figure. Wow! Ve ne faccio un'altra copia. Grazie, signora. Che bel lavoro fa la signora Gatto. Posso farlo pure io? Credo che sia il turno di George adesso. Papà ha ragione, George. Anche tu devi metterti a lavorare. George sta facendo dei triangoli azzurri. E adesso li stampiamo. Mi piace davvero molto il suo lavoro, signora. E adesso vi faccio vedere cosa faccio io. Sì, andiamo. Ecco la scrivania di Papà Pig. Il mio lavoro è piuttosto complicato. Parto da grandi numeri, analizzo i dati e per finire calcolo il valore di tutte le incognite. Sembrerebbe un lavoro molto importante. Anche tu usi i timbri, papà? No. Usi anche tu il computer? No, ma uso i pennarelli colorati. Papà, possiamo giocare coi tuoi pennarelli? Ottima idea. Peppa e George adorano disegnare. Io disegnerò casa nostra. Invece George farà un dinosauro. Lui tutte le volte fa la stessa cosa. Dinosauro. Peppa, scegli me, scegli me! Ma, papino, tu non sai correre veloce. Quando ero un piccolo maialino vincevo sempre. Adesso hai una pancia enorme. Però posso ancora toccarmi i piedi. Quasi. D'accordo, papà. Ma devi correre davvero molto veloce. Le mamme e i papà faranno la prima parte di gara. Poi passeranno il testimone ai bambini. Mamme e papà, pronti? Partenza, via! Veloce, papà! Papà Pig è in testa. Forza, papà! Forza, papino! Grazie, papà. Sei stato bravissimo. Ora tocca a me. Peppa, smettila di parlare. Corri! Non tiratore! Più veloce! La vincitrice è Emily Elefante. Viva! Oh, papino, non ho vinto neanche una coppa. Non preoccuparti, Peppa. Hai ancora una possibilità. E adesso l'ultima gara della giornata. Il tiro alla fune. Bambini contro bambine. Quando dico via, dovete tirare la corda con tutta la vostra forza. Le bambine vinceranno! No, ti sbagli! Vinceranno i bambini! Pronti? Partenza! Via! Tirate, bambini! Avanti, tirate! Tirate, bambine! Tirate! Io sto tirando! Se continuano a tirare così forte, la fune si spezzerà. La gara finisce in parità. Vincono tutte e due le squadre. Evviva! Papà, ma come mai ti sei messo quello strano cappello? Questo strano cappello è un basco. Mi serve per riuscire a trovare l'ispirazione. Allora, che cosa posso dipingere? Ottimo soggetto, George. Dipingerò il vecchio albero di ciliegio. Che cos'è quello? Si chiama cavalletto, Peppa. Serve per appoggiare la tela. E che cos'è una tela? La cosa sopra cui si dipinge, un po' come i fogli di carta che usate voi. E quello cos'è? Dentifricio? No, tesoro. Questi sono colori speciali che usano gli artisti adulti. Bene, con che colore volete iniziare? Rosso, per favore. Perché il rosso, Peppa? Perché il rosso è il mio colore preferito, Papà Pig. Ma per prima cosa dobbiamo dipingere il cielo. Guarda,
Sai dirmi di che colore è? Azzurro, naturalmente. Molto bene. Iniziamo con l'azzurro. E ora disegniamo l'albero. Ci serve un po' di verde per le foglie. Ma il verde non ce l'abbiamo. Non preoccuparti. Se mischiamo un po' di azzurro con del giallo, possiamo creare il verde. Mischiando azzurro e giallo si ottiene il verde. Facciamo tante belle foglie verdi. E in basso un po' di erba. E come farai con il tronco? Senza il marrone non puoi dipingerlo. Possiamo crearlo noi. Basterà mischiare verde e rosso. Mischiando verde e rosso si ottiene il marrone. Papà Pig dipinge il tronco e i rami dell'albero. Wow! Papà, posso dipingere le ciliegie? Ma certo, Peppa. Bagna il tuo dito nel colore e premilo sulle parti verdi. Uno, due e tre. Ben fatto. George, tocca a te adesso. Sei davvero un grande pittore. Complimenti. Peppa, mi fai vedere che cosa hai lì dentro? Certo, una mela. Anch'io, ma la mia è verde. Scambiamocele. Ok. Peppa, Susie, cosa state facendo? Susie mi ha chiesto di farle vedere il mio pranzo. Peppa mi ha detto di scambiarci le mele. Oh, non importa, ma vi prego, lasciate qualcosa per il picnic. Sì, Madame Gazzella. L'autobus è arrivato alle pendici dei monti. La strada è molto ripida. Forza, autobus, so che ce la puoi fare. Forza, autobus! Peppa e i suoi amici sono sulla vetta del monte. Guardate che vista! Wow! 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 Chi ha parlato? È stata l'eco, tesoro. Che cos'è l'eco? Un eco è il suono che si ripete quando si grida in montagna. Ascoltate! Yodole! 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 Yodolei! 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 Gli echi sono divertenti. Andiamo a fare il picnic. A Peppa piacciono i picnic. A tutti piacciono i picnic. Dove sono le anatre? Saltano sempre fuori quando ci sono dei picnic. Che tontolona! Non ci sono anatre in cima alle montagne. Oh! Salve, signora anatra! Vuole un pezzo di pane? Oggi le anatre sono davvero fortunate. C'è un sacco di pane. Le anatre stanno mangiando troppo in... Che cosa c'è scritto? Bonjour, Peppa. Comment ça va? Mamma, perché stai dicendo delle parole così strane? È francese, Peppa. Significa buongiorno. Come stai? E poi che cosa dice? Dame, j'aime les princesses et jouer avec mes amis. Che bravo, papà! Sono un vero esperto di francese. Che cosa vuol dire? Papà Pig pulisce gli occhiali per poter leggere più chiaramente. Non capisco. Non ha nessun senso. Significa, mi piacciono molto le principesse e giocare con i miei amici. Era quello che stavo per dire, infatti. Anche io voglio parlare in francese. Magari puoi parlare con Delfin Asino. E come? Ha scritto il suo numero sulla sua lettera. Evviva! Bonjour. Est-il possible che Peppa parla a Delphine? Mamma Pig chiede se Peppa può parlare con Delphine. Pronto? Bonjour. Bonjour. E poi che cosa devo dire? Comment ça va? Comment ça va? Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Che cosa ti ha detto? Delle cose in francese. Bonjour, George. Comment ça va? Peppa sta chiedendo come stai in francese.
Dinosauro. No, George, non capisci niente di lingue straniere. È mattino. Il signor Zebra sta consegnando delle lettere a casa di Peppa. Basta! Evviva! Mi dai la lettera da parte di Delfin, papino? Mi dispiace, Peppa, ma per te non c'è niente oggi. Oh. Ma che strano, non ci sono le istruzioni. Magari montarlo è talmente semplice che non c'era bisogno di metterle. Mamma, possiamo aiutarti? Certo. Peppa, mi puoi portare un ripiano? Eccotene uno verde. Grazie mille, Peppa. E adesso mi servono 4 gambe. 1, 2, 3, 4. Sono tutte per te, mamma. Perfetto, lo finiremo in un attimo. Tieni questa porticina rossa. Ti ringrazio, mi serviva. Ecco, finito. Hai fatto un ottimo lavoro. È molto piccolo. Come faranno a starci tutti i nostri giocattoli? Già, effettivamente hai ragione. Oh, George ha trovato un altro pezzo. Forse quello è un ripiano di scorta. E ce ne sono tanti altri qui. Accipicchia, l'armadio è piccolo perché Mamma Pig non ha usato tutti i pezzi. Dobbiamo solo smontare questo e iniziare da capo. Oh no, se soltanto ci fossero le istruzioni. Chi può mai essere? Rieccomi, ho trovato questo dentro al mio furgoncino. Ma il nostro libretto delle istruzioni renderà le cose molto più semplici. Evviva! Le istruzioni sembrano proprio complicate. Non riesco a capire, non hanno senso. Lasci che ci pensi io, signor Pig. Me la cavo piuttosto bene con queste cose. Dice davvero? Come possiamo darle una mano? Potreste offrirmi del tè, mi farebbe molto piacere. Con 6 zollette di zucchero. Tutti preparano il tè per il signor Zebra. Il tè è pronto, signor Zebra! Wow! Finalmente l'armadio è a posto. Caspiterina, è stato veloce. Sì, e ho messo dentro tutti i vostri giocattoli. Le sorelline di Zoe, Zuzu e Zazà vogliono dormire con loro. Questo pigiama party è soltanto per noi bambine grandi, capito? Sono così carine, non mandarle via! Possono rimanere! D'accordo, però mi dovete promettere che resterete sveglie! Lo promettiamo! Wow! Un pianoforte! Sto prendendo delle lezioni! Ascoltate! Se la cerca di brillar! Posso suonare io? Anch'io! Se la cerca di brillar! Che non voglio al buio star! Shh! Che cos'è tutto questo baccano? Così papà Zebra non può dormire! Forza, infilatevi nei sacchi a pelo! Adesso che cosa facciamo? Uno spuntino di mezzanotte! Si fa ad ogni pigiama party che si rispetti! Che cos'è uno spuntino di mezzanotte? È quando si mangia di notte, però si fa in segreto! Allora andiamo tutte in cucina, ma dobbiamo stare attenti a non fare rumore! Shh. Susy! Shh. Peppa! Silenzio! Mamma Zebra si è svegliata. Questo sarà uno spuntino segretissimo, non lo saprà mai nessuno. Cosa combinate? Sveglierete papà Zebra. C'è una di voi che vuole raccontare una bella storia per addormentarsi? Io! Anche io! Cominciamo da me. Tanto, tanto tempo fa viveva una fatina molto piccola. Ora tocca a te, Peppa. E abitava nella foresta. Era bella ed elegante. E aveva anche una bacchetta magica. Molto bene. È il tuo turno, Emily. Racconta come continua la storia. Io non so che cosa dire. Allora, che cosa le vuoi dire? Cara Zoe. Cara Zoe. Adesso non so più come continuare. Che ne pensi di... Ci piacerebbe molto venire alla tua festa. Cordiali saluti, Peppa e George.
Bambini, che colore preferite per la busta? Voglio la rossa. Signorina, Zoe Zebra. Bene, e adesso il francobollo. La lettera è pronta per essere imbucata. Questa è la cassetta postale. Ecco Danny, Susie, Pedro, Rebecca ed Emily Elefante. Stanno imbucando le loro lettere. Ed ecco Peppa con la sua busta. Fatto! E adesso che cosa succede? Buona giornata a tutti! Ciao Peppa! Ti è arrivata la lettera di invito alla mia festa? Sì! E ti ho anche scritto una risposta, sai? Oh, che bello! Guarda un po' qua, quante lettere devo recapitare oggi? Zoe, vedi questa? È la mia! Ed è davvero molto, molto importante! È quella che hai scritto a me? Posso aprirla adesso? Sì, Zoe, è indirizzata a te. Ma prima di fartela leggere ho il dovere di consegnarla. È così che funzionano le poste. Oh! E visto che a quanto pare oggi avrò un sacco di lavoro, è meglio che inizi a darmi da fare. Scusi, possiamo venire anche io e George? Ma certo, forza, saltate su! Ci vediamo dopo! Peppa e George aiutano il signor Zebra a consegnare la posta. Questa è la casa di Zoe Zebra. Questa lettera è indirizzata alla signorina Zoe Zebra. Per la signorina Zoe Zebra... Zoe Zebra... Zoe Zebra... Zoe Zebra... Queste lettere sono tutte per Zoe. Quella che hai in mano è la mia. La lascia imbucare a me? Ma certo, tieni. Peppa adora imbucare le lettere. Mamma, guarda! Mi sono arrivate un sacco di lettere. Fatto! Anche voi ora sembrate due lumachine bricconcelle. E adesso ci metteremo a mangiare tutta la lattuga di nonno Pig. Oh, state lontani dalle mie belle verdurine, piccoli birbanti! E quando nonno Pig inizia a brontolare, ci nascondiamo nelle nostre casette. Sono arrivati gli amici di Peppa. Buongiorno, nonno Pig! Buongiorno, Susie. Per caso siete venuti a giocare con Peppa e con George? Sì! Beh, non ho idea di dove siano finiti. Sono rimasto solo con queste due lumache, vedete? Stavamo facendo finta di essere lumache. Possiamo giocare anche noi? Non credo di avere abbastanza cestini per tutti quanti. Oh. Però potreste far finta di essere una cosa molto interessante che abbiamo in cortile. Una carota. Rebecca Coniglio adora le carote. No, Rebecca, non si tratta di questo. Venite con me. Da dove proviene questo rumore? Da quella casetta di legno laggiù. Senti, nonno, come mai esce un suono così strano da quella casa delle bambole? Sì, è vero, somiglia molto a una casa delle bambole, ma in realtà è una casa per le api. L'ho costruita io, si chiama Arnia. Wow! Guardate, ecco una di loro. Che cosa sta facendo? Sta raccogliendo il nettare di quel fiore. E adesso lo sta portando dentro l'Arnia per trasformarlo in miele. Mi piace il miele. Giochiamo a essere delle api. Bzz, bzz, bzz. Sì, giochiamo alle api. Bzz. Mm.